Mi dispiace, Maria. Se io avessi saputo quali ospiti avrebbe attirato la degustazione, l'avrei annullata. Non è colpa tua. Ormai tutti sanno del nostro distacco. Il tempismo di questo evento è pessimo. Non credo che il tempo potrà aiutarci, Francesco. Ed è su questo che non siamo d'accordo. Non solo, penso. Con te. Non credi che sia ingiusto avermi proibito di vivere la mia vita come desidero? Non parlarmi del tuo desiderio per un altro. Ciò che desidero è lasciarmi alle spalle gli orrori del mio passato. Mi sembra di affogare. Maria. Ho bisogno di aria. E di essere felice. Una relazione con Condé mette in pericolo la tua vita e le nostre alleanze. Si tratta di questo, dunque. Nessuna gelosia o rimorso. Perché pensi che aspettando il momento giusto tornerò da te? Sì, lo penso. Ti amo e farei qualsiasi cosa per tornare sulle decisioni che ho preso ora che ne conosco le conseguenze, ma non posso. Né posso cambiare il fatto che in questo mondo l'infedeltà di una regina sia considerata alto tradimento. Perché ogni figlio che avresti sarebbe considerato illegittimo. I nobili vorrebbero la tua testa e quella di Condé e non posso promettere che riuscirei a proteggerti. E riguardo a Condé non sono certo di volerlo. Non riesco più a farlo. Che cosa? Ascoltare la verità su di noi? Perdonami, ma sono deciso a impedirti di fare una scelta che potrebbe costarti la testa. E non c'è altro da dire in merito.